Oltre ai vari tesori artistici, architettonici e culturali, Brescia è famosa anche per un altro fenomeno pressoché unico in Italia, la cosiddetta Piazza delle Due Cattedrali. Il Duomo Nuovo, o Cattedrale Estiva di Santa Maria Assunta, è la chiesa principale di Brescia. Venne progettato dall'architetto Giovan Battista Lantana e costruito sopra i resti dell'antica basilica di San Pietro de Dom a partire dal 1604. Ha una splendida facciata barocca in marmo di Botticino e, a causa di difficoltà finanziarie, la cattedrale venne terminata nel 1825 con la costruzione della cupola, che è la terza più alta d'Italia. Targa sulla facciata del Duomo Vecchio. Siamo all'interno del Duomo Vecchio. Bellissimo. Il Duomo Vecchio, antico gioiello della città, è il maggior tempio romanico di forma circolare tuttora esistente, conosciuto anche come Rotonda per la sua forma. Venne costruito a partire dal 1100 da un'antichissima corporazione di muratori specializzati. Al suo interno sono custoditi moltissimi beni artistici, tra i quali l'altare maggiore del 300, il coro e l'organo di Gian Giacomo Antegnati dalla metà del 1500. Vi sono altresì custodite opere pittoriche di grandi artisti dell'epoca e il tesoro delle Sante Croci. La cripta di San Filastrio invece appartiene alla primitiva basilica dell'VIII secolo. Piazza Tito Speri. Siamo sulla salita per il castello. Fuori le foto. Io viene fuori, ma strano che tu non venga fuori, io viene fuori così invece, vedi? Stiamo percorrendo Via dei Musei, bellissima. Percorrendo via Trieste per Santa Maria Calchera. Qui siamo davanti a Palazzo Martinengo. Siamo nel giardino di Palazzo Martinengo, il Capitolium. Piazza del Foro. Speriamo di non trovarlo anche noi. Inizia la visita a Santa Maria Calchiera. E poi anche a questi angoli, queste chiese, pesca, vedete a incanalata, belli, eleganti, con delle architetture che poi verranno portate a terra. Così lontana di cui vi parlavo, dell'epoca medievale, in realtà rimane poco perché tutto quanto era l'apparato, opere artisticamente più pregevoli, sono quelle che abbiamo in queste due cappelle. E poi no, poi no. Ecco, e la Madonna del Camino. Contrasto con quello che invece proponeva la Chiesa Riformata. Ecco, per questo semplice altare in legno. Ecco, questa cappella è proprio però una delle più antiche, è quella che emerge all'esterno.
Ed è quindi quella che è probabilmente da riferirsi, poi chiaramente ristrutturata, questa antica cappella della Visitazione, di cui, come vi dicevo, praticamente non abbiamo più nulla se non appunto la struttura esterna. Quindi vedete, tutto un rifacimento che viene portato a termine nel Cinquecento. Perché il luogo è noto come la chiesa del Santissimo Corpo di Cristo. Che vita? Chiesa di San Cristo. Centro storico di Brescia. Di via Tosio, se guardate, si vede, si intravedono le prima parte, ad esempio quelle. Chiostro rinascimentale, proprio perché è il Rinascimento il grande protagonista della creazione e della decorazione di questo luogo, che però è un luogo piuttosto antico. Ecco, in questi pannelli potete vedere anche questo ordine dei Gesuati. Questa nera finisce, però evidentemente il contrappolto si riproduce anche negli anni successivi. Ecco, la predicazione praticamente si diffonde dalla Toscana e arriva anche arriva anche nella pianura padana. La catottrica, ecco qua. Idea, meridiana catottrica. Guarda, c'è una specie di lente che quando è il plastico del complesso monastico a visitare il refettorio romanino. All'interno della cappella Sistina di Brescia. Ecco, siamo già nell'epoca manierista, un luogo che è molto antico, e le prime testimonianze pittoriche sono quelle non frate, e quindi ha reso possibile un progetto che è un progetto unitario. Frate sempre dell'ordine dei Gesuati. E parlando dei Gesuati, vediamo questo, vedete questa figura, questa di un monaco, ecco questa è questa di questo Colombini. Colombini è questo mercante senese che è il fondatore di questo ordine, che si presentava abbigliato in questo modo, cioè con un saio grigio chiaro e uno più scuro sulle
dedicata a San Pietro. La Madonna si trova con il bambino San Rocco e San Cristoforo. Rocco e Cristoforo, che sono i santi di, diciamo, di venerazione, i dannati e i beati. Questo è quello originale, proprio dell'epoca del Bagnadore, questo bellissimo altare in mogano con questi intarsi in madreperla, assolutamente molto molto del Santissimo. E vediamo queste opere del Bagnadore. Ecco, questa è una natività ancora, vedete, è un quadro particolare perché è un quadro notturno. Ecco qui, concisione di Gesù. Duomo nuovo e Duomo vecchio. Non è questa qua? No, non è questa Piazza della Loggia. Non questa qui, no. Forino. Siamo in Piazza della Loggia.